Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer e oggi siamo tornati sulla mappa di Crystal in compagnia del nostro piccolo Ginetto. Finalmente nell'ultimo episodio eravamo riusciti a prenderci non uno ma ben due ptero. E attualmente stiamo vivendo in questo piccolo tugurio, in questo piccolo schifio dove ho cercato di raccogliere un po' di tutto quello che ci serve. Allora, intanto ci siamo costruiti... Dodo, ciao Dodo. No, non sprechiamo frecce, che ne ho veramente poche, lasciamo stare. Allora, ci siamo fatti per fare la scema sprecando frecce ammazzando Dodo. Tra l'altro frecce narcotiche, me ne sono accorta adesso che ho incoccato una freccia narcotica. Quelle è meglio non sprecarle perché ne ho davvero davvero pochissime. Stavo dicendo, qui ci siamo fatti una bellissima fornace. Io qua mi sono già preparata il tavolo della House of Craft. Abbiamo il nostro tavolo da lavoro con la quale ci siamo, come potete notare, fatti la nostra balestra finalmente in metallo. Peraltro il metallo da trovare qua in zona non è un incubo, peggio, cioè non ce n'è. In più quel poco che ho trovato in parte l'ho anche dovuto lasciare lì alla fine perché il nostro povero amatissimo ptero più di un certo tot non può trasportare, vero amore bello? Sì, quanto sei inutile. No, non è vero, non sei inutile, mi hai portato nei cieli di questa mappa bellissima, quindi va bene, grazie lo stesso. In più, qua in fondo noi ci siamo craftati una bellissima zattera. Sì, perché visto che questa zona, che a me piace veramente tanto, ma tanto tanto, cioè intendo tutta questa zona con i cristalli azzurri, fatta tutta di piccole isolette, eccetera, e appunto è piena di acqua ovunque, c'è acqua ovunque ti giri, di conseguenza ho pensato che poteva essere lungimirante costruirci una zattera per magari andare appunto a raccogliere materiali, per andare a catturare creature che poi dovrò trasportare fino qua, e di nuovo l'ottero anche in questo è un po' inutile, poverino. E sulla zattera ho intenzione di costruire con la Osocraft, ed è per questo che ci siamo già creati il banchetto da lavoro della Osocraft. In realtà non so ancora se la base ce la costruiremo su questa spiaggia o se cercheremo luoghi più lontani, però la prima base diciamo che vorrei costruirmela comunque in questa zona con i cristalli azzurri, perché ripeto è tanto carina, è tanto pucciosa, ma soprattutto ci girano spessissimo le viverne di cristallo che sto amando alla follia. Di notte sono uno spettacolo quelle creature, sono uno show. Comunque, detto ciò, per attuare qualsiasi nostro piano di conquista, cattura e quant'altro, abbiamo bisogno di legno, tanto legno, un'infinità di legno, perché la Osocraft vuole solo legno praticamente, si nutre di legno. Quindi, per poter creare una base decente che ci permetta di spostarci su questa, in questa zona della mappa, vorrei tipo costruire una villetta a due piani sulla zattera, non so se sia possibile, sicuramente dovrò disabilitare il limite di costruzione e qualche altra cosa, però spero di riuscire. Vorrei costruirmi tipo una villetta sulla zattera in modo da andarcene appunto a zonzo per questa zona, non vedo l'ora di esplorarla via mare. Ah, tra l'altro devo controllare se su sta mappa c'è l'Ixitis. Cacchio, non ho guardato se c'è l'Ixitis. Spero di no. Nel caso in cui ci fosse, noi viaggeremo sulla zattera molto molto vicini alla riva, o per lo più in zone con acqua molto bassa dove l'Ixitis non può arrivare. Ma bando alle ciance, è ora di mettersi al lavoro. Allora, come primo obiettivo della giornata io vorrei andare a prendere un castoro, e il motivo direi che dopo tutto ciò che ho detto è abbastanza palese. Ci serve legna come se fossimo dei disperati. E quindi ci andiamo a cercare un castoro. Ce n'era uno qua in zona ma era di livello basso, tipo livello 16, e peraltro penso se lo sia mangiato qualcuno, perché adesso non mi ricordo dove. Ah, eccolo qua. Perché non c'è più il castoro. Cioè ci sono due casette di castori, ma i castori non ci sono più. Ah, però lì c'è uno spino che sarà una delle nostre prossime vittime. Allora, il castoro qua non c'è, quindi in effetti gli potrei anche rubare un po' di legna. Però c'è anche la pasta cementizia. Quanta, oh mio Dio, ok. Allora, noi dobbiamo venire qua a fare un po' di sciacallaggio e rubare tutto quello che c'è dentro. Oh, quanta legna, wow. Ma lo sai che forse il castoro non serve? No, vabbè, dai, scherzi a parte. Allora, ci prendiamo un castoro perché comunque la legna ci servirà a oltranza su queste mappe. Dopodiché, so che è perfettamente inutile, ma io voglio un gerboa. Cioè, lo voglio, è bellissimo, non l'ho mai preso e voglio un gerboa. Quindi dobbiamo andare a prenderci un gerboa da portare sulla spalla. Anche perché ho letto che il gerboa funziona tipo uno zainetto che ti dimezza il peso. Cioè tipo le cose che tu metti nell'inventario della bestiolina si dimezzano di peso. E la cosa schifo non ci fa. Poi terzo e quarto obiettivo sono
prenderci uno spino, perché io in questa zona per vagare per le acque di Ark vorrei uno spino che mi segue dietro la zattera. E io, se non sbaglio, lo spino che era in questa zona era tipo 121. Si è avvicinato un po' alla nostra base, però sai che c'è? Schifo potrebbe non fare. Schifo potrebbe non fare. Ah, eccolo lì, perfetto. Non penso di essere in grado di prenderlo adesso, perché ho anche pochissime dardi narcotizzanti e lui è un... Ah no, livello 37 questo. Ma il livello 37 potrei anche prenderlo adesso. Però ce n'è uno, 121, che bazzica qui in zona e che sinceramente mi fa più gola. Vabbè, allora, diciamo che quello spino lo stiamo valutando, perché comunque, ripeto, schifo non ci fa un 37. Logico, il 121 fa più gola, però anche un 37. La zona delle tartarughe. Ma quante? Ce n'è molte. Quanta chitina! Perché non c'eravate quando io cercavo chitina, che sono andata in giro come una disperata cercando tartarughe? Tutte adesso sono spawnate. Ad ogni modo direi di non partire adesso perché è quasi notte, dunque partiremo domani mattina. E cerco di craftare magari ancora un po' di dardi narcotizzanti, che solo che è un problema, paradossalmente il problema principale in questo momento è la carne marcia. Cioè nel senso, il parasauro piccino mi raccoglie anche un botto di bacche, di narcoberry. E però ci manca la carne, perché non avendo creature carnivore che vanno in giro a smangiucchiarsi altre bestie, dobbiamo contare solamente sulla carne che va male a noi. E non ne ho mai tantissima, purtroppo. Cioè, l'ho già consumata tutta. Ma non importa, rimedieremo anche questo. Ok, allora, dicevamo, aspettiamo domani mattina, andiamo a prenderci il gerboa, andiamo a prenderci il castoro, poi ci prendiamo lo spino e poi costruiamo sulla nostra zatteronza con la Osocraft. Yuhuu! Ok, allora, noi siamo già nella zona desertica perché abbiamo viaggiato di notte, si è fatta mattina. Ed eccoli qui, guarda che bellini! Guarda che bellini! Oh, che bello, che bello, che bello. Chissà se... Oh, chissà se l'Optero, almeno un gerboa, riesce a prenderlo. Me ne potremmo prendere due fra la coppia. Riesce a prenderlo? Aspetta, Lilla, riesce a prenderlo? Tra l'altro ti dovrò dare un nome, Ptero, sappilo. Ragazzi, consigliatemi nomi per le bestie. Allora, tipo così. No, ho sbagliato la mia. Oh no, l'ho preso! Si può! Si può! E allora, signorini, signorini, io mi faccio la coppia. Io mi faccio la coppia e poi li farò coppiare come conigli, perché voglio un esercito di questi gerboa. Allora, mi avete detto che è inutile cercare gerboa di livello più alto, perché in natura sono tutti a livello schifo, quindi a livello 1. Povere creature. Perché? Perché Ark vi ha fatto così, amori? Siete dolcissimi! Allora, per stordirlo non userò la balestra perché ho paura di ammazzarlo. Noi ci siamo preparati, non questa, neanche questa, se non lo affettiamo. Ecco, ho letto su Ark Wikipedia, non mi ricordo come si chiama, Gamepedia, che con il boomerang dovremmo riuscire a stordirlo senza ucciderlo. Il boomerang tra l'altro è semplicissimo da fare, l'unica cosa che serve è la sabbia che si prende da qualsiasi roccia che si trova nel deserto. Per addomesticarlo invece ci siamo già raccolti dei semini, dove sono? Qua, i semini della spiaccia, della pianta Y. Che in teoria gli piacciono, non so per qual motivo, ma in teoria gli piacciono. Ok, dai, basta, proviamoci. Mai usato il boomerang, speriamo di non fare brutte figure. No, ah, così si usa il boomerang. Ma non penso funzioni così il boomerang, abbi pazienza. Ah, ok, me lo fa anche lanciare, vediamo. E stordito senza ucciderti? Sì, metà della vita, ma vabbè. Ok. Vediamo. Scende molto molto in fretta la barra del torpore. Cacchiarola, non ho abbastanza bacche, mi sa. Speriamo che sia domestica in fretta. Guarda come scende super rapidamente. No, 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 no. Aspetta, devo raccogliere altre bacche. Ti prego, ti puoi addomesticare in fretta? Oh. Ma guarda anche quando dorme. Ah, si è addomesticato molto in fretta. Ciao, piccolo gerboa. Sì, finalmente abbiamo il gerboa. Ciao, amorino puccioso. Ciao, amorino puccioso. Vieni, vieni, aspetta che ti prendo in spalletta. Oh, ma guarda che amorino. No, vabbè, non è la cosa più bella e tenerosa che abbiate mai visto. Ok, testiamo subito la questione, come si dice, aspetta, fammelo togliere. No, troppo casino, troppo casino. Allora, voglio testare subito la questione peso. Cioè, tipo, noi abbiamo, ok, la sabbia che pesa 2.5 e qua pesa sempre 2.5. Ma non va, ma aspetta, forse il peso lo calcola su di me? Cioè, nel senso che nel suo inventario il peso rimane normale, ma quando io me lo carico in spalla il peso è dimezzato? Proviamo. Altrimenti Ark mi ha imbrogliato malamente. Ah, ma non posso vederlo. Non lo so se funziona questa cosa. Spiegatemi come testare se davvero il nostro gerboa funge da zainetto oppure no.
altrimenti ce lo terremo in spalla. Comunque, ciao, tu cosa sei, una femmina? Sì, era un maschio quello che abbiamo preso, non importa, io voglio te. Aspetta, aspetta. Papam, ciao piccolo, scusami. È bruttissimo prendere a colpi ste creature perché sono tenere. Ah no, aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta, c'ha tutto l'altro, c'ha tutto l'altro. Che è un maschietto, sì, abbiamo la coppia. Yay! Ok, beh, sì, in effetti livello 1 gli bastano veramente pochissime di questi semi. Ma scusa, mi è salito di livello? Sei sempre no, sei sempre a livello 1. Quindi non salirà mai di livello questa creatura. E ci abbiamo anche l'altro. Ah no, sale, sale di livello. Ho visto, ho visto, ho visto, ho visto. Aspetta, aspetta, allora, così. Sì, sale di livello. Oh, piccino, saliamo a livello 2. Sì, oh, amore. Fa cacca, perché? Perché fanno cacca? Ciao, pucciolo, ciao. Sì, ma guarda me, non guardare il cielo, guarda me. Ciao, amore, sì. Ok, va bene, basta bearci della bellezza dei gerboa. Sì, sì, arrivo, arrivo, non ti preoccupare, non ti lasciamo qua. Ce ne andiamo di nuovo a casetta con le nostre due nuove piccole dolcissime, pucciosissime conquiste. E andiamo a caccia del castoro. Che a sto punto il castoro forse è superfluo, perché ho veramente tanta legna in quelle tane abbandonate di castori. No, scusate, ma come stiamo trasportando questo povero gerboa? Poverino, guarda come... Ci sta per vomitare l'esistenza, guardalo! Come lo stiamo sbatacchiando! Tra l'altro, come lo stiamo tenendo su? È staccatissimo dalle zampe dell'Opter. Vabbè, basta, dai. Lo sappiamo che su Arco ormai è inutile farsi domande. Mi sono dimenticata la stamina. E questa zona è piena di serpenti. Speriamo non mi mangino il gerboa. Aspetta, fammi atterrare in una zona tipo qui. No, c'è un serpente! C'è un serpente! Gli stavo praticamente per buttare il gerboa in bocca. No, gna. Maledetti serpenti, se mi mangiano il gerboa piango tantissimo. Ah, c'è gente che scappa spaventata. Da chi? Da cosa? Non importa, abbiamo la stamina. Abbiamo la stamina, ciao. Ma guarda quanti serpenti. Ma perché? Maledetti. Proprio su questa riva che mi piaceva così tanto. Ma dannazione. In effetti anche il serpentelli non ce li siamo mai addomesticati. Ma non è una cosa a cui tengo particolarmente. Cioè non mi fanno particolarmente schifo, ma non mi entusiasmano neanche troppo, ecco. Vediamo se sta cosa ci dà roba interessante. Cosa ci dai? Sì, queste sì. Per ora non mi servono, ma non importa, le voglio. Ci sarà qualche grotta da esplorare, se ci sono... Scusami. Allora, i bastoni luminescenti... Cosa? Ah, sei tu che mi segui! Sentivo roba che si muoveva in acqua, mi sono spaventata molto molto. Dove sei? Ok. Sì, però, amore mio, tu sei bello e puccioso, però fai dei versi riconoscibili se mi segui alle spalle di soppiatto, così a me non viene un infarto, grazie. Dicevo, i bastoni luminescenti c'era su Aberration. Se serve qua, che in realtà non è che ci sia poi la notte, cioè è abbastanza chiara, quindi non è che ci serva il bastone luminescente, probabilmente ci sarà qualche grotta da esplorare con le creature di Aberration, giusto? E quindi noi lo prenderemo, prenderemo tutte le creature, amore, ciao, aspetta che gli alzo livello. E grrr, guardalo! Sei la creatura più bella del mondo. Ok, siamo tornati a casetta. Ciao piccolo cervo, che bellino. Non vedo l'ora di metterti, non lo so, su un tavolino, su qualcosa. Cioè sarai tipo il pupazzino puccioso più decorativo e bellissimo della storia. Vabbè, basta, sto dicendo cacchiatemi. Mi va in pappa sempre il cervello quando vedo queste cose super pucciose. Aspetta, gli ho detto di stare lì. Sì, stai lì piccolo cervo. L'altro ce lo portiamo appresso perché mi piace. Guarda com'è puccioso, carinissimo. C'ha anche le striature rosate, violacee. No, rosate più che violacee, rosate. Sulla schiena come l'Optero, sono in pandan. Sono abbinati, che dolcezza. No, Spino, Spino, tu mi tenti tanto. Allora, facciamoci un giro veloce, vediamo se trovo comunque un castoro, dai. Così almeno quantomeno lo mettiamo in modalità raccolta. Finché non possiamo farci la sella. E sicuramente, secondo me, aiuta. Vedo roba in acqua? No, è un Baryonyx, ok, niente. Ci sono anche i rospi. Guarda. Anche i rospi non mi dispiacerebbe prenderli. Non li abbiamo mai presi, in effetti. Mi sembra un po' peccato. Cioè, mi sembra una mancanza grave. Dobbiamo recuperare. Scusa, ma per curiosità, tipo... Ah,
non stende tutti subito. C'era giusto il gerboa perché è livello 1. E si consuma? Sembra di no. Bellino. Ci potrò stendere lo spino prendendolo a colpi di... a colpi di boomerang. Oddio, sarebbe molto carino. Ci vorrà l'eternità di sempre, immagino. Cos'è? No, non volevo mangiare, volevo prendere il binocolo. Vedo una bestia. Cos'è? Ah, il diplo! Ok, è quello che ti permette di restare sott'acqua. Oh, oh! Anche questo m'hai preso. È buono o cattivo che non mi ricordo. Mi sembra che non... Ma... Cioè, è così bassa l'acqua qua, scusate. Aia! Aia! Cosa? No, che schifo! Che schifo, abbiamo una sanguisuga! No, 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 toglila, toglila! Non ho mai preso una sanguisuga. Come si fa? Come si fa? Come si fa? No, no, Ptero, Ptero, non litigare. Ptero, non litigare adesso, Cribbio. Che schifo. Già abbiamo la sanguisuga, ci ha scracchiato in faccia al dilo. Cioè, qualcos'altro? Puh, è lo... No, toglietela dallo schermo, dai, mi fa impressione. Che cosa brutta. Non ci siamo mai presi una sanguisuga su Ark. Avrei volentieri rimandato l'esperienza. No, ma ce l'ha praticamente in faccia, Ginetto. Come la cavo da qui? Come la tolgo? Sul fuoco. Mi ricordo che qualcuno l'aveva spenta facendola bruciare sul fuoco. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è casa lì dietro. Togliela, togliela, togliela. La sto odiando molto, mi sta dando tanto fastidio. Ci sta facendo andare giù la vita lentamente, però sta scendendo. Lentamente. Ah, puh, guarda come si gonfia mentre ci ciuccia il sangue. Guardala, guardala, puh. Fuoco, fuoco, fuoco. Ti prego, dimmi che c'è legna. Dimmi che c'è legna, dimmi che c'è legna. Non c'è legna. Ok, ok, fuoco, 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 fuoco. Accenditi, accenditi. Così? Era così che la uccidevo. Non mi ricordo come si uccide. Ti prego, toglimi questo schifo. No, dov'è, scusa? No, puh, guarda che schifo. È dentro. Cioè, è dentro. È dentro Ginetto. C'ha la testa infilata. No, ti prego, ti prego. Come No. No, così ci moriamo noi. Ah, si è tolta. Si è tolta. Ok. Mi sono buttata nel fuoco e si è tolta. Ok. C'hai ancora il cadaverino attaccato? No. Cioè, si è vaporizzata. Puh, che schifo. Ma non c'era mai successa questa cosa super disgustosa. Ok. Non voglio più fare il bagno in queste acque. Ho cambiato idea, non mi piace più. Comunque, stavamo guardando quella bestia diplo, non lo so. Adesso sono ancora tutta schifata. E comunque, in teoria, quella creaturina dovrebbe, tipo, se ti ci aggrappi, ti fa respirare sott'acqua. Che è una creatura, in teoria, utile. Non l'abbiamo neanche mai presa. La vorrei anche prendere, ma sinceramente adesso a tornare in acqua col cacchio. Guarda Baryonyx che litiga coi castori. Baryonyx che litiga coi castori. Aspetta, 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 prima di magnarteli fammi vedere il livello. Fammi vedere il livello. Allora, Baryonyx livello 50. Castoro, ah no, il castoro è livello 50. Il Baryonyx è 20, ci sta andando giù tantissimo. Ma sì, dai. Ma anche sì. Ma quasi quasi sì. Ah, lì c'è un altro Baryonyx però. Ma dai, ma perché? Ma perché è pieno di Baryonyx? Su Dissenter non ce n'erano così tanti. Cioè, anzi, ho faticato un po' a trovarne uno. Livello 41. Oh, che bellino che sei anche tu, tesoro. Ma quasi, quasi. Facciamo una tripletta? I due castori più il Baryonyx? Ci potremmo anche provare. Però mi serve una tattica. Ok, allora vediamo se riusciamo a costruirci una trappola così, un pochino... Che è creata molto molto rapidamente. Ah sì, cacchiarola, ci siamo riusciti a fare solamente il piccone di metallo. L'accetta purtroppo ce l'abbiamo ancora in pietra, perché il metallo, come ho già detto e lo ribadisco, qua in questa zona è veramente introvabile. Ce n'è pochissimissimo. No, c'è il Baryonyx di nuovo in acqua. Ti prego, non mi ammazzare i castori. E castori, vi prego, non ammazzate il Baryonyx. Adesso li voglio tutti io, scusa. Ci sono le sanguisughe fuori dall'acqua. Perché ci sono le sanguisughe fuori dall'acqua? Guarda. No, puh, ce n'è una lì, una qui. Guarda che sta tornando. No, viene verso di me. Viene verso di me. No. Ginetto, corri, Ginetto, corri. Mi sta seguendo. Mi sta seguendo. Che schifo. Che schifo. No, 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 no. Come la uccido? La devo uccidere. Dov'è? Guarda, guarda, guarda. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Cambia frecce, cambia frecce.
No, 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 non ho cambiato le frecce, si sta avvicinando tanto. Lillo, uccidila, ti prego. Siamo super pesanti. Guarda come mi seguono. Sì, ma voi non dovreste esserci fuori dall'acqua, abbi pazienza. Cos'è che mi danno? Aspetta, ho visto... ho visto che mi ha raccolto roba strana l'Optero. Dio, quanto siamo incredibilmente lenti. E io non vedo più né il Baryonyx né i castori. La cosa mi spaventa, no, il Baryonyx è là. No, dai, ti prego, gli unici due castori che ho trovato non puoi avermeli ammazzati. Abbi pietà. No, dai. Comunque dicevamo che schifo ci ha dato questa creaturina. Sangue di sanguisuga. Una goccia di sangue può essere utilizzata per scopi medicinali? Ma anche no, guarda, anche no. Ah, è là dietro il castoro. Guarda, un castoro si è spostato là dietro. Ok, ok. Allora, visto che siamo incredibilmente super pesanti, io direi di iniziare a piazzare le fondamenta per la trappola. Tipo che metteremo qua. Giusto, il Baryonyx dov'è? Ho il terrore che esca fuori dall'acqua. Guarda, è laggiù. Secondo me esce fuori dall'acqua, mi attacca all'improvviso, non me ne accorgo, ci moriamo come dei deficienti. Allora, mi sa che faremo una cosa piccolina, tipo un 2x2. Non penso ci serva di più. Ok, non me ne frega niente che è venuto al contrario. Tanto è una trappola, non ci interessa. Non mi interessa. No, non è vero, un po' mi interessa e mi dà fastidio. Quindi niente, stavo scherzando, ora li giro, aspetta. Ok, allora, come su tutto in Ark ci è voluta l'infinità di sempre per farlo. Alla fine ho rinunciato a farlo in pietra perché ci mettevo veramente troppo tempo. L'ho fatto in legno, spero che regga. Spero che regga il tempo necessario di addomesticarci due bestioline. E niente, l'ho fatta un po' sgrausa, cioè un po' schifo come trappola, dico la verità. Mi manca... vabbè, non dovrebbe uscire il castoro, speriamo. Facciamo un test, facciamo una prova. Basta, voglio il castoro, ci dobbiamo sbrigare in sta cosa. Io voglio farmi la casa con la Osocraft. Castoro, dove cribbio sei? Là. Ok, allora, via Dilo, intanto non scassare le scatole. Occhio a non beccare la coda del bronto. Aspetta, ok. Ah! Ho beccato il bronto. Ti prego, dimmi che non ho beccato il bronto. Bronto, ti ho beccato? Bronto, sei arrabbiato con me? Sembra di no. E il castoro era qua. L'ho visto un istante fa. Dai che si sta di nuovo facendo notte, ti prego. Castoro, dove... era qui mezzo secondo fa. Dove... ah, è laggiù, è laggiù. Ok. Ma porca miseria di quella miseriaccia. Allora, vediamo di fare tipo a così. Allora, aspetta. Sono frecce... sono un arco queste... sembrerebbe de se. Ok. Ciao Pucciolo, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare. Vieni, vieni con noi che ti portiamo posti belli. Dillo tu, non rompere le scatole, vieni via. Non prendertela col castoro, non prendertela col castoro. Ah no, non litigano tra di loro, si alleano contro di noi, bene. Vieni piccolo castoro, vieni. Guarda come corre, come arrabbiatissimo il castoro. I castori sono sempre delle creature incredibilmente nevrotiche. Su Ark quantomeno. Allora aspetta che ci facciamo fuori il Dilo. Intanto il castoro lo abbiamo avvicinato alla trappola. Allora ci mettiamo a chi? Castoro, Pucciolo, vieni qua. L'ho preso? No, non l'ho preso. Che tristezza. Ok, ora decisamente l'ho preso. Ah, sta arrivando. Sali qui, sali qui, sali qui. Su, 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 su. Ed è in trappola, yuhu. Benissimo, abbiamo il castoro. Ciao Pucciolo. Aspetta che ti prendo a colpi in faccia. Ah, la femmina di livello 50. Meno male che abbiamo preso la femmina a livello 50. Al maschio mi sa che l'ha pappato il Baryonyx. A cui ogni tanto dovrò dare un occhio e non vedo più. La cosa mi inquieta. Ma si è bloccato? Non mi sembra stia facendo... non so che parte del corpo stia io stia prendendo. No, 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 non mi fare sprecare frecce, Pucciolo. Ascolta, teta. Tanto tu dalla porticina non ci passi, giusto? Vieni qua. Eccoli, ti becchiamo dritto sul muso. Fatto? Fammi recuperare... no, fammi salire... ok. Fammi recuperare due freccette se riusciamo. Yuhu! Aspetta, aspetta. No, non rimaniamo incastrati tra i dinosauri e le strutture come sempre. Yeah, abbiamo il castoro. Tesoro, tu dovrai raccogliere l'infinità di legna. Lavorerai come mai in vita tua. Noi dobbiamo costruire con la Osocraft. È tutto legno. Mi dispiace. Ok, benissimo. Ora, nella nostra trappola di fortuna, adesso ci addomestichiamo il fantastico castoro. Mentre si addomestica, magari vedo se riesco a trovare l'altro...
Il maschietto, però ripeto, mi sa che se l'è mangiato il Baryonyx che ho visto un istante fa lì, eccolo. Maledetto, mi sa che tu ti sei mangiato il mio maschietto di castoro, vero? Sei una bestia infame. Vabbè, non importa, confido nel fatto che magari ne trovo un altro gironzolando in questi giorni per la mappa e magari riusciamo a prenderci anche il maschietto. Va bene, se tutto va per il meglio, come Dio vuole, come io voglio, come Ginetto vuole, ci vediamo a fine domesticamento perché non sarà successo niente di interessante o di brutto.